Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Paluccia Sims. E oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra 100 Baby Challenge. L'ultimo, ragazzi, episodio extra dedicato ai pargoli della nostra Charlotte. E siamo nella villa del minatore, una creazione di Queen nefertiti 93 che io ho scaricato è veramente veramente bella. Ahimè, l'ho dovuta modificare, ragazzi, perché, come potete vedere, i posti letto non bastavano per tutti loro. Perché siamo qui, ragazzi, con i magnifici sette, eccoci qui e con la sorpresa. Ovviamente Marco Turner. Ma vi pare dico io che questi si sono: app cioè, sono appena andati via di casa e già mi hanno fatto trovare la sorpresina. Io non lo so, non so cosa devo fare con loro. Comunque, questa, ragazzi, è la casa. È a dir poco meravigliosa, la zona, l'area che preferisco, la cioè, ci tengo a mostrarvela perché guardate che bella questa, quest'area qui sul tetto, mi piace davvero tanto, la trovo molto molto particolare, mi piace tantissimo. E ora ve la voglio mostrare prima di iniziare e ricapitolare un po' il tutto, perché questi sono sette ragazzi o sono tanti. Allora si entra da qui e c'è subito un, uh, un bello spazio grande ragazzi, un bel salone. Ovviamente non li conterrà mai tutti il divano, però vabbè, pazienza. Con una bella libreria, da questa parte ragazzi la sala da pranzo, da questa parte ancora la cucina, eccola qui. Devo dire spazi molto ampi, mi piacciono. Poi, da questa parte una stanzetta adibita alla pittura, ecco qui il bagno e qui. Ovviamente ragazzi eh, si passa dall'esterno, c'è cioè la stanza dedicata appunto allo sviluppo delle abilità come il riciclaggio, scuola della fabbricazione, insomma queste abilità qui, la creazione di candele e quant'altro. E questo è l'esterno della casa, eccolo qua, eccoci qua ragazzi. Poi c'è una scala, quindi c'è eh, il piano di sotto, è questo, si va al piano superiore. E qui, ragazzi, c'è un piccolo disimpegno, un piccolo corridoio. Qui c'è la prima stanza. Io ho collocato un altro letto eh, proprio perché mi serviva, appunto, tanto, tanti letti posti letto per questi ragazzuoli. Qui un'altra camera. Qui, ragazzi, un balconcino che è veramente adorabile. Qui un bagno. Qui la camera da letto grande che è di René perché sì, è stata lei a fare il misfatto qua. E qui un'altra camera da letto che io però ho sistemato così con tre letti. E sì, ho dovuto un po', fra virgolette, stravolgere la casa. È veramente molto molto bella ragazzi, è fatta veramente molto molto bene. E quindi eccola qua in tutto il suo splendor. Veramente bella. Sul retro tra l'altro qui ci sono anche c'è la possibilità appunto di stendere i panni, ci sono cosa, cosa abbiamo, cosa c'è di piantato, il melo, insomma ragazzi c'è parecchia robettina ed è una casa secondo me perfetta per tutti loro, sebbene alcuni di loro non vorrebbero essere qui, però oh, è la loro avventura iniziata e si concluderà tutti quanti insieme allegramente, quindi prima di mettere play ragazzi ci tengo un attimino a ricapitolare i nostri, chi sono i nostri personaggi? La più grande del gruppetto dei Magnifici Sette è lei, è la nostra Grace Turner. Che vuole diventare una botanista freelance, è una tipetta affiliata, una creatrice, un topo di biblioteca, beh, felice e responsabile. Qui vedete la barra, ragazzi, a metà, ma in realtà io ho messo la vita lunga. Quindi. Vai così Grace, potrai vivere la tua vita, poi al massimo la, la resetterò insomma ragazzi Perché loro sono rimasti tanto tempo a casa con Charlotte Quindi a differenza dei fratelli la loro vita è andata avanti eh, Quindi sono i più piccoli ma risultano essere più vecchi attualmente, non mi sembra una cosa molto logica Poi, secondo posto diciamo, quindi questa è Grace ragazzi, eccola qui Poi abbiamo Justin, Justin è un tipo pigro, creativo, un bebè felice, beato lui sicuro responsabile ovviamente scherzo e cioè è alla ricerca dell'anima gemella ebbene sì abbiamo Aaron al terzo posto il nostro Aaron Turner eccolo qui il nostro vuole diventare favolosamente ricco vai vai pedala caro figlio delle isole estroverso beh beh felice appunto responsabile amante dei cani qua il cane tesoro te lo puoi pure scordare perché to ecco c'era il posticino per il cane ma René Fatto di testa sua, e quindi tanti saluti. Caroline Turner, eccola qui! La numero 4, fatti vedere tesoro, fatti vedere, eccola qui. La nostra Caroline è pessimista, creativa, ha le buone maniere, è ordinata, bebè, felice, e vuole diventare una studiosa di archeologia, vuole sì, intraprendere questa strada. Lal quinto posto, qual è che mi ha combinato il casotto, ovvero René, e ora vi dico anche con chi mi ha combinato il casotto, che è, tra l'altro, un'incantatrice. Ha come aspirazione quella del sim rinascimentale, è una tipa creativa, evasiva, per fortuna che eri evasiva tesoro, non so cosa sarebbe successo se non lo fossi stato, 800 figli, avresti proprio cambiato tipo quartiere da sola, ti saresti trasferita, avresti fatto qualunque cosa. Ed è perfida, una bebè felice, ma insensibile. Poi abbiamo, al sesto posto, perché il quinto posto era René, sesto posto ragazzi, Riley. La nostra Riley è... Una regina della cucina, voglia diventare una regina della cucina, è una tipa creativa, smanettona, compassionevole, proprio uguale a René praticamente, corretta, ed è una bebè felice. E infine chiude la classifica, ma non per questo meno importante, il nostro Connor. Chi te l'ha messo questo cappellino? Io non mi ricordo, di ragazzi, di averglielo messo. Vabbè, tanto fate come vi pare, quindi come vuoi tu, caro, veramente. Lui è un animale da festa, quindi lui organizzerebbe subito una festa. Ragazzi, inauguriamo la casa, e viva, tanti saluti. È un amante della famiglia, una macchina da ballo, un tipetto affiliato e un tipo responsabile. Quindi ragazzi, questi sono i magnifici sette. Ora vi mostro, prima di iniziare, chi con chi ha combinato il fattaccio. Ebbene, con Baca. Quindi il piccolo Marco è il fratello di Caroline perché Caroline è la figlia di Baka. Io ragazzi sono sconvolta dagli intrecci familiari presenti all'interno di questa challenge. Tra l'altro, perché ho aspettato per mettere play, ragazzi miei? Perché ho deciso in quest'ultimo episodio dedicato ai figli, col fatto che sono veramente tanti e ormai possono fare veramente quello che vogliono, di attivare il libero arbitrio. Quindi fate quello che ve pare. Fate proprio quello che volete, via! Anche perché, ripeto, questo episodio non sarà lunghissimo, perché io vorrei giusto mostrarvi un po', ehm, instradarli un pochettino, quindi farli trovare un lavoro, mostrarvi un po' ecco dove vivono, mh, le loro no le, le ultime novità. Vedete appunto il piccolo Marco? L'ultima novità, ragazzi. E, e quindi sì, ovviamente poi loro prenderanno tutte strade diverse. Diciamo che si sono spostati in branco perché comunque sono cresciuti tutti quanti insieme. Quindi ehm, sì, hanno deciso di prendere questa casa molto grande, di all'inizio magari darsi il tempo di, ecco, di guadagnare qualcosa, di costruire la propria carriera, di insomma intraprendere la propria strada. Poi, ovviamente, ragazzi, nella mia fantasia, tutti loro si separeranno. Per ovvie ragioni, perché è impensabile comunque che eh, continuino a vivere tutti sotto lo stesso tetto, voglio dire, no? Allora, io tolgo questi, altrimenti ci viene il mal di mare. Lei ovviamente si è piazzata qua a giocare. Lei si è presa cura del pargolo. Cosa fa adesso? Ah, prendi dell'acqua. Ora vedremo bicchieri d'acqua sparsi ovunque. Lei si è messa qui a guardare la televisione. Connor stava chiacchierando con Grace, da quello che ho visto. Però vedete, si cercano... Loro si cercano, questa è una cosa molto bella, tutti qui. Aaron? Sì, anche lui sta venendo a chiacchierare con Connor, Justin? Justin? Connor ha guadagnato un nuovo follower. Ok. Justin, cosa stai facendo? Stai andando a chiacchierare con tua sorella? Chiacchiera con Riley? Potresti goderti il film insieme a lei, insomma, <ride> un film in bianco e nero, bellissimo. Ovviamente, ragazzi, non inviteremo qui. Charlotte per ovvie ragioni perché comunque Charlotte se li ha vissuti un sacco, eh, siamo stati in compagnia di Charlotte, anzi facciamo luci automatiche tutte le luci fino a poco tempo fa con loro comunque quindi non ha senso invitarla qui ma non vi preoccupate perché vi ricordo che questo è il penultimo episodio di questa challenge e l'ultimo sì, sarà quello dedicato appunto a Charlotte, Kengo e al loro matrimonio. Qui ci sono dei compiti? Sì. Evidentemente, chi viveva qui prima di voi aveva i compiti, cosa che a voi non riguarda più. Fortunatamente, eh? Tu hai ancora un bel inventario, tesoro? Vendiamo un po' di roba. E io vorrei veramente piano piano, un po' ecco, diciamo sì, instradarli, ragazzi. No? Cioè, mi sembra anche giusto. Tipo, io lei me la immagino una, eh, sì, una giardiniera, però una progettista floreale. Che stai facendo? Ah, stai pensando a tuo fratello? Ma che carina che sei, tesoro. Quindi inizia una carriera mentre stai mangiando. Direi che possiamo unire l'utile al dilettevole, tesoro. Eh, qui con questa famiglia molto numerosa serboni i dindi? Eh, lo so, tesoro, lo so, me ne rendo perfettamente conto. Quindi lei intraprenderà la carriera di giardiniera. Quindi hai sempre avuto il pollice verde, ma ora pensi di poter anche guadagnare qualche verdone, inizierai dedicandoti a lungo, a, a seme e a giardinaggio, se sarai anche costante potrai arrivare al successo nella loro scienza o arte, quindi sarai una progettista floreale. Ripeto, questo nella mia fantasia, poi ragazzi io le do là, eh, si sa che con i simmini poi fanno in realtà tutto ciò che vogliono, quindi fai tu tesoro, fai quello che ti pare in realtà, fai, vivi, vivi la tua vita, io ti do soltanto il via. Justin, ragazzi, cosa potrebbe fare Justin? A parte cercare l'anima gemella, direi che deve anche trovarsi un lavoro. Quindi, essendo un tipetto creativo, pigro e sicuro, potre... io non mi ricordo, ripeto, purtroppo ai miei ragazzi, quello che avevo deciso di fargli fare durante lo speedcast. Però ripeto, immaginate che questa sia una prima fase della loro vita. Poi loro faranno esattamente quello che vi ho raccontato nel loro speedcast, durante il loro speedcast, però per questa prima fase ehm um... mm. Essendo un tipo sicuro, vabbè la pigrizia è ok, sicuramente non farà l'atleta, però essendo un tipo sicuro di sé e creativo, io ragazzi non lo so perché me lui lo vedo bene o come scienziato da istruzione, fa proprio per te, plasma le menti di domani intraprendendo una carriera nell'istruzione, anche se a volte è impegnativa, esistono pochi lavori altrettanto gratificanti, rami della carriera amministratore e professore, lui sarà un professore, io ce lo vedo come professore non lo so perché ma almeno per ora sì magari ragazzi ecco immaginiamo che faccia tipo il supplente ecco queste cose qui è un inizio un inizio Aaron ragazzi invece dove sei Aaron fatti vedere tutti qua proprio ammucchiati ammassati ma non potete andare a utilizzare che ne so un'altra stanza per chiacchierare no tutti qui Va bene. Lui vuole diventare favolosamente ricco. E hai voglia a te, figlio delle isole, estroverso, amante dei cani. Lui era il nostro addestratore, eh, ragazzi! Era colui che doveva aprire a Sulani, eh, fare veterinaria, eccetera, eccetera. Però, in questo momento per campare deve trovare qualcos'altro, direi. Quindi inizia una carriera, tesoro mio, e farai ben altro. Almeno per ora. Poi, lui me lo ricordo bene, appunto. Proprio perché eh, figlio delle isole e. Figlio delle Isole, vero? Non... Sì, figlio delle Isole e amante dei cani, mi era scattata l'idea appunto del veterinario, ma soprattutto dell'addestratore, perché lui si occuperà soprattutto di addestrarli i cucciolotti. Però per il momento, ehm... potremmo interessarci, potrebbe intraprendere una carriera nell'esercito. Dai, ci può stare. La forma fisica e la disciplina saranno fondamentali per il successo nella carriera dell'esercito. Salire di grado non sarà facile a meno che tu non riesca a dimostrare la tua prestanza, nonché la tua abilità nel reclutare e comandare. Seguire la strada che porta a diventare un gran maresciallo o quella al riparo dai riflettori per svelare i possibili segreti altrui, ufficiale e agente in incognito. Per il momento, ragazzi, intraprende la carriera con l'intenzione di diventare un ufficiale, però poi, ovviamente, ehm, cambierà, insomma, no? Poi abbiamo la nostra Caroline, tesoro, che stai facendo? Stai andando su a mangiare qualcosa? Ah, ripulire, brava tesoro, ma sono proprio fiera. In una casa del genere, ragazzi così grande, servono almeno 54 figli con il tratto ordinato. <ride> Chi ha cucinato? Che bravi. René, tesoro, ti dai da fare ai fornelli, vedo, brava, tu hai fatto finta di voler sparecchiare. Bene, mi fa tanto piacere. Allora. Se la studiosa di archeologia che è pessimista, creativa e ordinata, direi che... No, mi sono sbagliata, scusami tanto tesoro, direi che potrei vederla bene, cerca un lavoro. Vediamo un po' in che cosa tesoro, in che cosa. È una tipetta particolare ragazzi, quindi... Vorrei trovarle qualcosa di particolare, così, giusto per iniziare. Anche roba ragazzi che non c'entri una mazza, eh, perché ripeto questo è un po' per iniziare, ok? Non, è, non, non sarà la, la vita, loro non faranno questo per tutta la vita, ma è per iniziare, perché no? Potrebbe farlo. Io sinceramente guardando i vari lavori, non so per quale motivo, ragazzi, non domandatemi perché, ma mi viene in mente la carriera di attrice, perché forse lei all'inizio potrebbe, ecco, giusto fare qualche provino, guadagnarsi un po' da vivere così. Gli attori dovranno farsi rappresentare da un'agenzia di spettacolo, ovviamente lei non vuole diventare l'attrice, ragazzi, famosa, non gliene frega niente, però potrebbe sfruttare questa sua creatività almeno per ora per sapere. Sapete, per fare qualche pubblicità, per... insomma, quasi così. Le luci della ribalta chiamano, le telecamere sono puntate, aspetti il momento del tuo primo piano. Hai il compito di infondere energia nelle parole del copione e di dare vita al tuo personaggio. Anche perché me la immagino una ragazza, sì, scusate, scegliamo questa. Una ragazza a cui piace un po', no? Non lo so, io me la sono immaginata anche un po' amante del cosplay, a cui piace un po' magari... Eh, non dico recitare però vivere ehm, la vita anche di, di qualcun altro immaginare più che altro di vivere la vita di, di qualcun altro quindi perché no poi c'è René che sta andando io ragazzi abbasso tutto perché altrimenti non li vedo mai sì, sta andando a chiacchierare con suo fratello tanto che tua sorella ti sta praticamente investendo eh sì te lo sei meritato perché insomma te la fai con suo padre direi che non è proprio carina come cosa ok ehm... Quindi, la nostra diceva, è un sim rinascimentale, o meglio vuole diventarlo ed è un'incantatrice. Quindi è una tipa creativa evasiva e perfida. Io lei, ragazzi, lei è la strega cattiva, proprio per eccellenza. <ride> per eccellenza, assolutamente. Quindi a questo punto, tesoro, in realtà non so cosa farti fare, però per il momento vediamo un attimo. Qualcosa ci inventeremo, te lo posso assicurare. Forza su, invece di parlare con tuo fratello, pensa anche a crearti un futuro. Mi lasci come una statua, stai cercando un lavoro? Pensavo volessi vivere di rendita. Lei non credo proprio. Non credo davvero. Ok, perfetto, dunque, una come lei, ragazzi, cosa potrebbe fare? Una critica, io lei una critica ce la vedo tantissimo. Ce la vedo proprio tanto. Un influencer di stili anche, perché no? Lavorare magari proprio per la moda, proprio per diventare stilista in questa fase, ripeto, della sua vita, identificando i colori giusti, i motivi di tendenza, gli abbinamenti di completi sconosciuti al grande pubblico e riconoscendo la persona più idonea a fare da tramite per simili intuizioni, l'influencer di stili può orientare il mondo verso un fine più coerente. Se cercate la coerenza in questa donna, stiamo messi male. Comunque, lei sarà o una stilista, una creatrice di tendenze, però forse più una stilista. Ripeto, in questa prima fase della sua vita poi, ragazzi, farà in realtà quello che vorrà, o meglio, quello che eh, avevamo insomma, un po' progettato, fra virgolette, nel, durante il suo speedcast, ovvero farà la strega cattiva, ragazzi. Ma per ora vive qui con i suoi fratelli. Voleva andare, secondo me, a, a Glimmerbrook e quindi vivere nel regno magico. Però è rimasta incinta. Insomma, non si sente di abbandonare il suo uomo. E quindi sì, Tesoro, stai male. Santo cielo. Va bene, passiamo a Riley. Ragazzi, lei vuole diventare una regina della cucina. Direi che è quasi scontato dire. È creativa, corretta, smanettona e compassionevole. È quasi scontato dire che si guadagnerà da vivere. Magari io sapete cosa immagino. Tipo mh, a degli eventi. Lei parteciperà a degli eventi tipo matrimoni, battesimi, sapete questi eventi così, eh, per eh, che ne so, eh, cameriera, ser appunto servire ai tavoli, comunque un po' dare una mano con le pulizie. Quindi diciamo che intraprende la carriera di cuoca, però non ha. Magari ancora delineato proprio questo obiettivo, ragazzi. Forse non sarà il suo obiettivo finale. Tutti sono capaci di preparare una cena o di mixare una bevanda a casa. La carriera culinaria è riservata a chi vuole raggiungere un livello superiore guadagnando denaro. Quindi, sì, per il momento immaginiamocela non come una chef, ma come appunto una ragazza che, ecco, partecipa a questi eventi qui. Da una mano si fa strada in cucina, Partecipando a questi eventi, e infine, Connor, il più piccolo della cucciolata, praticamente. Lui è un animale da festa in questo momento proprio di lavorare, non gliene frega niente. Amante della famiglia affiliato e macchina da ballo. Io, ragazzi, lui me lo immagino uno appunto che una sorta di PR, uno che va in giro appunto a promuovere serate. Sapete, quelli che mettono gli annunci. Stasera serata qui in questo locale. E quindi. Non potrà che fare il social media Perché io me lo immagino un tipetto del genere Per ora Poi ripeto Quello che vorranno fare della loro vita ragazzi Saranno loro a deciderlo Anche perché con la MSCC, Tanto fanno come gli pare a prescindere Senza di te Provi anche tu lo stesso A chi lo stai chiedendo tesoro? A chi lo stai chiedendo? Quindi sì Andiamo tutto giù E facciamo Social media Cos'è che fa tendenza? Dove si mangia meglio in città? Chi è la celebrità più interessante? Inizia una carriera nei social media e sarai tu a rispondere a queste domande provenienti dai follower. Scrivi sul tuo blog e registrati presso i ritrovi per convincere i follower a continuare a seguirti. Personalità di internet e lui farà le pubbliche relazioni, appunto, il PR. Quindi sì, me lo immagino proprio così. Sì, fai tutto ciò che vuoi, caro, perché tanto siete liberi di fare. No, non voglio in realtà Justin ma che cattivo Del tipo lei ha detto Non sarebbe, non sarebbe fantastico Vivere per, se, per sempre insieme Lui no non credo proprio Ok va bene Beh che cosa dici sorellina Ognuno dovrà insomma Fare la sua strada no Abbiamo tutti cercato carriera Chi ha il computer Chi ha il, tele, tramite il telefono Ognuno dovrà percorrere il suo percorso E lui certo sto insieme a voi Da quando ce la facevamo addosso Direi che non è più il caso di continuare Oh, quanto mi addolora sentire queste parole. Lo so, tesoro, ma hanno anche ragione. Insomma, arriva a un certo punto il momento per tutti voi di. Quindi stai dicendo che ti trasferiresti? Anche adesso, se potessi? Ma certo, ovvio. Dobbiamo vivere le nostre vite, formare le nostre famiglie. Direi che è logico. Prenderei un aereo anche adesso, se potessi. Ammazza, mamma mia. Patato, grazie, eh. Ah. E pensare che era meglio quando indossavamo tutti il pannolino. Vabbè, non l'avete indossato tutti contemporaneamente, per fortuna di Charlotte, però... Imbarazzata, René. Tesoro, vai a lavarti le mani se necessita, scusami, invece di stare qui. Ah, mi imbarazzano i vostri discorsi, non so proprio cosa rispondere. Insomma, siamo molto uniti, Mao. Tu fai sempre come i granchi, René. Invece di andare avanti torni indietro. Ma cosa vuol dire, tesoro? Cosa vuol dire? Beh, dovevi partire e alla fine invece qualcosa è andato storto. Eccala lì, e me la tirate fuori. Mi tirate fuori la cattiveria. Sta disputando di politica. Eh sì. Non era politicamente corretto andarmene via? Uh, è tu che, sei tu che la stai stigando? No! Perché immagino che lei abbia fatto la battuta beh quando una si fa ingravidare dal padre di sua sorella? <ride> Ragazzi, eccoli lì, tu st non stai bene tesoro. Non stai bene, credimi. Non è proprio il momento di... State <ride> tutti male, vi state attaccando anche le malattie cicci. Credo che questo se ne vuole andare via. Oh, ragazzi, fatemi vedere. È del tempo per me, Aaron. Ho fatto tutta questa strada per vederti. Prova a prendere una medicina per i sintomi, ma non penso cambierà qualcosa a parte sentirti un po', come dire... Eh, stordita, forse forse neanche questo. Sì, ok. Stordita, tra l'altro, Legion è venuto a trovarci ed è fantastico che Legion, che è il centesimo figlio, ovvero colui che ha concluso la 100 Baby Challenge, stia cercando l'ultimo figlio, il centesimo per la M. Sì, 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 ragazzi, se non è destino questo, non saprei come altro definirlo. Comunque ragazzi, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Sì, è stato molto breve, eh, però appunto, io volevo soltanto darvi una sorta di infarinatura, mostrarvi un attimino come loro in questo momento procederanno con le loro vite, almeno in una prima fase iniziale, eh, farvi vedere appunto che hanno deciso comunque di venire tutti a vivere sotto lo stesso tetto, di continuare a darsi manforte, in modo tale da eh, Oh mamma, ma che sta facendo? Ok, sta giocando nell'immondizia. In modo tale da guadagnare abbastanza, insomma, sostenersi economicamente tutti quanti insieme, perché questi soldi, insomma, gliel'ha dati la mamma. Ma finiranno ovviamente. Quindi vogliono mettere da parte un po' di soldi ognuno di loro e poi prenderanno il largo e vivranno le loro vite. E quindi sì, ragazzi, e quindi sì, eh, è triste lasciarli. Lo è davvero, credetemi, perché sono affezionata a ogni figlio di Charlotte. E. In particolar modo non me ne vogliate chi mi ha mandato gli altri papini per gli altri figlioli. Ma ovviamente, in particolar modo a quest'ultimo gruppettino perché è quello che ho vissuto un po' di più. E quindi sì, eh, è triste doverli lasciare, ma è anche giusto perché eh, dobbiamo, dobbiamo, ragazzi, eh, correre al matrimonio della nostra Charlotte visto che è sabato e nella mia fantasia, l'indomani, Simmico, sì, quindi appunto. La domenica, visto che tra l'altro è pure una bella giornata, la nostra festeggerà e organizzerà il suo matrimonio. Ragazzi, già vi dico, per onde evitare, insomma, poi incomprensioni, non sarà, non credo sarà un evento enorme. E ve lo dico sinceramente, vi spiego sinceramente il perché. Perché Charlotte ha avuto una vita a dir poco frenetica, ha avuto una vita enorme sotto questo punto di vista, cioè, ha compiuto un'impresa titanica, ragazzi. Quindi, secondo me, in questo momento nella sua vita lei cerca la semplicità, cerca la tranquillità. Ovviamente non posso invitare i figli, non li inviterò, già ve lo dico. Perché non posso invitarli tutti e cento e non mi sembrerebbe giusto invitarne qualcuno ed escludere tutti gli altri. Quindi, a questo punto: Punto, non inviterò proprio nessuno e, e quindi sì sarà un matrimonio molto semplice saranno lei e Kango non so ancora di preciso dove ragazzi ma spero che l'ispirazione mi coglierà e, e quindi sì eh, ci tenevo comunque a dirvelo perché non vorrei appunto che chissà cosa magari vi state già immaginando ma no ragazzi io non, non immagino non ho mai immaginato per Charlotte un matrimonio non ho mai immaginato un matrimonio, vi dico la verità, e tra l'altro al che uh, questa cosa ha preso vita, non ho mai immaginato un matrimonio sfarzoso, un matrimonio con tanti invitati, un matrimonio spettacolare in una location da urlo, no. Io me lo sono immaginato in realtà molto molto semplice, per, soprattutto perché Kango e Charlotte sono stati separati veramente per tanto tanto tempo e ora ciò che vogliono è semplicemente stare insieme. Non gliene frega proprio niente, anche perché, ripeto, il fatto che non posso invitare tutti e cento i figli, sarebbe secondo me la stessa Charlotte a non voler organizzare un'enorme festa senza di loro. Buone vacanze, Raleigh, sei sorpresa di vedermi? Eccola, è arrivata anche lei. E quindi sì, con la nostra Charlotte che è venuta a trovare i suoi ultimi piccolini, perché giustamente vuole il cuore di mamma, ragazzi, lei vuole capire i nostri. Dove, dove so Oggi è la mia festa preferita, quindi sono venuto qui per festeggiarla con te, ma chi è? Non lo so. Forse non lo sapremo mai. No, spero di saperlo perché, insomma... Ragazzi, non, non saprei... Uh, non lo so, non vedo nessuno in realtà. Boh, non lo scopriremo mai forse. Quindi... Niente, io direi che ci fermiamo qua, ragazzi. È stato comunque bello accompagnare anche questi ultimi simmini in questo percorso, ragazzi questo viaggio, l'ultimo viaggio, no, Dio, così pare brutto, però in questo appunto, ultima avventura in loro compagnia, perché sì, non vedremo più nessuno dei figli di Charlotte, quindi è stata proprio la loro ultima avventura sui nostri schermi. E quindi, ecco Charlotte che è arrivata, io stavo aspettando lei per salutarvi, voglio salutarvi con questa immagine, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, però, insomma... Voglio salutarvi così, Charlotte in compagnia dei suoi figlioli che si alzano, si siedono, salgono, scendono, vanno in giro, il libero arbitrio e vive e viva e quindi sì. Ci fermiamo qua. Se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtubers. Vi invito come sempre ad andare in tutti i loro canali, ragazzi, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. E quindi sì, ragazzi, eh, mi mancheranno i figli di Charlotte. Sono... Veramente onesta ragazzi Ho vissuto tante avventure con loro Li ho visti nascere Tutti e cento e più Perché sono ben più di cento eh, Però sì sono, sono anche felice di aver concluso comunque questo viaggio Perché è iniziato da tre anni Insomma è iniziato tre anni fa ragazzi Quindi mi sembra anche giusto Ora dedicare un episodio alla nostra Charlotte e al suo Kengo E poi effettivamente chiudere qui Quindi io vi ringrazio per aver seguito anche quest'ultimo episodio dedicato agli episodi appunto extra dei pargoli charlottiani, diciamo. E, e niente, spero davvero che vi sia piaciuto, vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui lo guarderete. Ci vediamo nell'ultimo episodio della nostra 100 Baby Challenge sul Soul Simmers. E non...